Eravamo sul lungo fiume con i cani e avevamo Kobe libero, ci eravamo fermati a parlare con un signore che ci chiedeva informazioni sul GPS. E, è arrivato un uomo, boh, sui 60 anni, che Kobe ha iniziato a abbaiargli contro quando è passato. Purtroppo Kobe ha questo problema. E lui ha tirato fuori un coltello dicendo che se un cane gli si avvicina, lui lo ammazza e poi ammazza anche il padrone. Poi è andato a muso duro, cioè contro in faccia il mio fidanzato, così, completamente impazzito. E io mi sono spaventata, volevo chiamare i carabinieri, raga, ma c'è qualcosa che non va. C'entra, Non c'entra c'entra, c'entra, niente. c'entra, c'entra, perché non è riferito a lei, perché quindi te lo faccio un passo indietro e basso Ma il tono della non voce. c'entra niente. Posso? Mi fa finire, Ma non ho scusami. bisogno di sentire Allora abbiamo niente già a che finito. dice. Allora, se un cane mi Vai. morde, io gli taglio il collo. Se posso. Abbiamo pazienza. Mi devo far ammazzare io? Ma scusi, ma scusi. No, sa cosa ha detto quel padrone? No, stia attento a quello che dice, perché sono pericoloso. Ha capito? Sono molto pericoloso, eh? Non è la prima volta, eh? Sono molto pericoloso. Guardi che io, quei tre cani. No, c'è poco da ridere, eh? C'è poco da ridere, eh? C'è poco da Vada. Daniele, Non rida dai. con me, eh? Io non sto Non ridendo, rida, vada. eh? Non rida, Daniele, eh? per Non ci favore. provi a ridere, eh? Non ci provi a ridere, Ehi, eh? ehi. Non ci provi, Già faccia vedere il lontano. suo cane. Chiama la polizia. Scusa, quando i tre rotta hanno sbagliato quello, sa cosa ha detto il padrone? Come lei, quei deficienti che dicono che se i miei cani sono buoni? Il mio cane è buono! Il mio cane è buono! L'ultima volta che ho fatto una festa, ecco perché sono incazzato, ma non ce l'ho con lei, perché l'ultima volta che un cane mi ha impedito di fare il footing e io non sono potuto fare footing oggi, che dovevo fare footing perché mi piaceva, e uno può essere libero al parco di poter fare un po' di footing, come lei fa una passeggiata. Ma io sto con te, questo vabbè, non possiamo lui. No, possiamo Va bene, capire, perché se lei non capisce la rabbia che c'è in una persona che perché ha già avuto delle conseguenze rispetto a questi fatti, ho capito. Io con la mia nipotina che ha 11 mesi, ma non ho non bisogno posso di sapere girare. queste cose. Non posso girare nei parchi perché magari c'è un cagnolino così che l'aggredisce nella carrozzina. Lo so che è buono il cagnolino che abbaia cose così, l'ho capito, però le persone devono essere rispettose. Oppure quello che fa la cacca davanti al mio giardino e mi dice col cane, scusi, ma lei c'ha il cartello proprietà privata? Ma scusi, ma nel mio Va giardino bene, va bene. personale. Allora, cosa è diverso? Il padrone dei cani penso di poter fare quello che gli pare. Invece io Ma dico. non sono tutti così. Ma l'ho capito Sta che facendo magari. di un'erba un fascio, comunque non sono Sì, tutti così. però quando quella Va ammazza e bene. sbrana una persona, gli dice che il cane era buono, abbi pazienza. L'ultima esperienza che ho avuto qua, proprio in questo Va bene, preciso andiamo, punto, dai. e mi comprenda almeno la mia rabbia, qui Io la rabbia non la comprendo nel momento che si è violenti. No, vabbè. E lei sta facendo il violento. No, non sono violento, No, lei sta mi facendo il difendo violento. dalle Andiamo, ragioni dai. Va sbagliate. bene.